Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 28 settembre. Intanto faccio un sacco di ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno fatto ieri su tutti i social degli auguri. Chiusa questa parentesi degli auguri e chiusa la parentesi, diciamo, personale, andiamo su quello che è successo oggi sui giornali. Beh, ovviamente la questione di Tridico, di cui parleremo questa sera a Quarta Repubblica, quindi non mancate con documenti, carte, informazioni, è una vicenda clamorosa. Allora, la cosa clamorosa non è che adesso non è inutile che facciamo gli onesti intellettualmente. Allora, onestà intellettuale vuole che all'interno dell'INPS, che è un carrozzone da 230 miliardi di spesa pubblica, ci vada uno che venga un po' pagato, no? Anche se l'INPS non è esattamente una multinazionale, ma uno pensa che non ci deve andare una specie di, no? Cioè, lo stipendio deve essere un po', relazionato al ruolo che si ha. Figuratevi voi se un liberale di destra come me non vuole che ci sia il merito, ci sia lo stipendio, ci siano i ricchi, i manager, quelli che però sono considerati cattivi proprio da quelli che hanno nominato Tridico. Perché qui c'è tutta l'ipocrisia di questa vicenda. Dal punto di vista di un liberale, l'ipocrisia di questa vicenda è che toc toc Tridico! Veramente un po' ridicolo, come oggi leggo in un pezzo, il più bello di oggi, fatto da Bechis, che tu 20 giorni dopo quella cazzata immane che è il click day sui 600 euro, cioè tu ci dici che ci sono gli hacker, che hanno tolto il sito, cioè mentre c'è il gran casino della pandemia, il 22 aprile, 20 giorni dopo il click day dei 600 euro, un disastro cosmico che tutte le partite IVA conoscono, fai un consiglio d'amministrazione in cui ti aumenti lo stipendio. Allora, la cosa è perfettamente legittima, ma io vorrei mettervi nel quadro e vorrei che questo quadro non fosse raccontato da uno che vuole che i manager siano strapagati come il sottoscritto perché penso che se meritino debbono essere pagati, ma dai grillini, dai comunistelli, quelli che facevano tutti quanti, no? L'idea di uno vale uno. Beh, questo qua, 20 giorni dopo il click day, in piena pandemia, si aumenta lo stipendio da 3.000 euro al mese, troppo poco ovviamente, a 10.000 euro al mese. Tra l'altro, beh, chi oggi ci spiega un'altra cosa, che la nomina che poi arriva il 7 agosto dice che lo stipendio è aumentato dal giorno della nomina, della designazione e non dell'insediamento, cioè da un anno precedente. Lo dicono, lo scrivono i ministri. Quindi o credi a quello che scrivono i ministri oppure non puoi fare. E poi l'altra cosa incredibile, scusatemi, che io vi chiedo, ma se questa roba qui che pensiamo noi, cioè che lo stipendio di Tridico, tutto sommato 160.000 euro per il capo dell'INPS ci sta, perché Conte continua a fare il populista e dice mi informerò e come prima cosa non dice quello che diremmo sempre noi? Beh, ma 160.000 euro per il presidente dell'INPS va bene. Perché, come dice oggi De Robertis sul Quotidiano Nazionale, non c'è un grillino, uno che dica che i compensi per l'amministratore delegato o per il presidente di una grande azienda devono essere importanti? Perché non ce n'è? Perché questi hanno costruito la loro retorica di merda sul fatto che uno vale uno e che Tridico vale come il fattorino, con tutto il rispetto per il fattorino che secondo me fa meglio il lavoro di quanto faccia Tridico, meglio il fattorino perché forse le lettere le porta. Anzi, altra questione fondamentale sulle lettere. In realtà, leggetevi bene Bechis, io non l'avevo capito, è straordinario oggi il pezzo di Bechis sul Tempo, è il più chiaro di tutti. Che cosa dice? Che in quel consiglio di amministrazione del 22 aprile, cosa dovevano sapere i consigli di amministrazione? Che per aumentare lo stipendio a Tridico bisognava tagliare delle spese all'interno dell'INPS, quindi bisognava fare un tesoretto all'interno dell'INPS per pagare Tridico. Sapete dove lo trovano il tesoretto? Tagliando le spese postali e altre cose. Ma le spese postali tagliate per 261.000 euro, sapete cosa sono? Lo sapete cosa sono? Sono quelle famose buste arancioni che dovevano arrivare a casa e che vi hanno annunciato anni fa, in cui vi dicevano qual era la vostra pensione. Quindi, per aumentare lo stipendio di Tridico, abbiamo tagliato la comunicazione e la trasparenza sulla vostra pensione. Poi c'è un buon gioco la verità a fare il titolo La banda degli incapaci. Tridico, quello che non è riuscito a combinare nulla all'INPS se non a far casino, nonostante una struttura con dei direttori generali e centrali che evidentemente la conoscono meglio di lui. Parisi, Mimmo Parisi, quello che siccome c'ha il mal di schiena doveva andare in Minnesota, dove cacchio, in Mississippi, in business class. A me sta bene, ma dobbiamo spiegarla a quelli che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta, che il loro uomo, uno, si aumenta lo stipendio a 20 giorni dall'arrivo
lockdown e l'altro invece si prende solo voli di business class. Tra l'altro, apro la parentesi, chiudo la parentesi, siamo nel paese in cui il ministro Di Maio, quello che doveva essere il più sobrio di tutti, paga 700.000 euro, cioè si prende 6 tridico, col nuovo stipendio, al ministro degli affari esteri come suoi consulenti. E questa è la nuova casta, e ha fatto la fortuna distruggendo la vecchia. Ti viene voglia di pensare alla vecchia. Ma comunque, il Fatto Quotidiano, che ieri, mi scuso se non ho fatto la zuppa, praticamente fa un francobollino raccontando la storia di Tridico, oggi ritorna su Tridico non raccontando la storia di Tridico, ma dicendo allora gli altri boiardi che prendono più di Tridico, e questa è la storia. Il Corriere della Sera oggi titola cambierà il reddito di cittadinanza, e la cosa però si lega, perché Pasquale Tridico, l'economista comunista di Tor Vergata, Mimmo Parisi, professore esperto di Big Data, ci hanno raccontato 2 anni fa una favola sul reddito di cittadinanza. Avranno fatto migliaia di puntate, hanno detto non staranno sul divano a non far nulla, ci saranno i navigator che gli troveranno il lavoro, e ci dicono pure, ve lo siete ricordati, toc toc, quelli che avrebbero fatto i piccoli lavori socialmente utili nei comuni. Io chiedo a voi, mandatemi una lettera di un piccolo comune che è riuscito a fare quei lavori socialmente utili a quelli a cui pagano il reddito di cittadinanza. Pochi, pochissimi, certo non nelle grandi città. Io non vedo Avellino, Napoli, Reggio Calabria, Cosenza, le città dove hanno maggior numero di redditi di cittadinanza pulite, messe a nuovo da questi che prendono reddito di cittadinanza e che si mettono a spazzolare le ringhiere della città. Non lo vedo. Il Sole 24 Ore oggi ci ricorda che sono passati 18 mesi dal reddito di cittadinanza voluto dal governo grillino e leghista, non ce lo dimentichiamo mai, perché anche i leghisti hanno votato questa stronzata. Bene, 635.000 redditi di cittadinanza finiscono, nel senso che per un mese si fermano e poi glielo ridaranno. Ma insomma, Conte, secondo il Corriere della Sera, vorrebbe riformarlo dicendo la seguente cosa. La riforma sapete qual è? Non si può dare il reddito di cittadinanza a chi rifiuta il primo posto di lavoro. Prima erano 3 posti di lavoro, oggi è il primo. Ragazzi, ma questi dove vivono? Dove vivono? Secondo voi, in un paese del sud in cui ci sono 5.000 disoccupati e 5.000 redditi di cittadinanza, ma veramente pensate che gli arriverà mai l'offerta di un posto di lavoro che loro possono rifiutare? Ma veramente, veramente pensate una cosa di questo tipo? Straordinario. Nel frattempo il governo decide anche di abbattere quota 100, quella che permetteva di andare in pensione anticipatamente rispetto alla riforma Fornero, e secondo il Messaggero dal 2022 sarà quota 102, e cioè potrai andare in pensione con 64 anni di vecchiaia e 38 anni di anzianità contributiva, mentre oggi evidentemente puoi fare 64 e 36 oppure 63 e 37 oppure 62 e 38. Il vero problema è se potranno andare in pensione coloro che hanno versato 41 anni di contributi, che è il vero tema dei cosiddetti quarantunisti. Secondo la riforma delle pensioni ci sarà una decurtazione del 3% del stipendio della pensione se vai in pensione a quota 102. Questa invece è la grande riforma che volevano i leghisti, che peraltro non ha sortito quegli effetti, diciamo, numerici che ci si attendeva. Nel frattempo l'altra grande annuncio, abbiamo risolto il problema autostrade. Sostanzialmente fra 3 giorni, se le autostrade non cedono sulla manleva, cioè sul fatto che non lasciano tutte le responsabilità al nuovo acquirente che sarà la Cassa Depositi e Prestiti dei nuovi soci, beh insomma, se non mollano su quello, ci sarà da parte del governo la revoca della concessione alle autostrade. Tu dici, ma gliel'hanno già revocata? No, era tutta una costruzione societaria per non revocarla, perché la revoca ad autostrade vuol dire un casino finanziario che la metà basta. E anche in questo caso, seguitemi, il governo minaccia la revoca, ma revocare la concessione alle autostrade vuol dire finanziariamente bloccare il paese e far perdere 7-8 miliardi a un'azienda italiana che in questo momento non so se lo possono davvero permettere. Beh, poi c'è la questione del Covid, che in realtà ci contagia 1.900-1.800, ma non è i tempi in cui si doveva drammatizzare perché si ritornava dalla Sardegna di Briatore, ma c'è anche sempre quella tendenza. Io leggo il pezzo di Paolo Giordano oggi sul Corriere della Sera. Il pezzo di Paolo Giordano ci spiega 1 milione di vittime, e chiede, io immagino il capo redattore dice, Paolo Giordano, tu che sei uno che scrive bene, che ti occupi di matematica e di algebra e di cose diciamo complicate che rendi in modo semplice, fai capire ai nostri lettori cosa vuol dire 1 milione di vittime nel mondo per il Covid. Però il risultato è grottesco. Perché è grottesco? Perché lui dice pensate un po' voi, quando guardate al cielo e pensate che ci sono milioni, miliardi di stelle, in realtà sono poco meno di 5.000. In verità è difficile far rappresentare quindi cosa vuol dire 1 milione di morti per il Covid. Però caro, anzi dice, una fossa comune trasparente, quindi ci invita a capire il dramma
di questo milione di persone. Il dramma c'è, se non che un milione di persone purtroppo muoiono ogni anno, anzi molto più di un milione di persone, per tumori, per polmoniti normali, per denutrizioni, per fame, per sete. Cioè, sostanzialmente, se tu decontestualizzi queste morti rispetto alle altre morti, sembra un numero enorme, maggiore quello delle stelle. Ma vorrei segnalare a Giordano e tutti i lettori del Corriere della Sera che purtroppo in Italia muoiono, mal contate, ogni giorno 1700 persone, 350.000 persone all'anno, nella sola Italia. E quindi un milione di morti per una malattia purtroppo grave, tremenda, è inferiore al numero di morti per l'influenza e complicazioni di influenza in giro per il mondo. Questo bisognerebbe comunicarlo a coloro che ora pensano che con questo livello di drammatizzazione risolveremo qualcosa. No, non risolviamo niente. Risolviamo che quando io voglio andare 2-3 giorni ora in Italia a farmi un weekend, scelgo i posti dove ho governatori più liberali rispetto a quelli illiberali, ma che ovviamente Mattarella considera più seri, che ti obbligano a fare procedure senza senso per un turista fai da te italiano che 2-3 giorni vuole andare in vacanza in Italia. Chiaro e certo che non vado in campagna, che io adoro, non me ne vado a Capri un weekend, perché con le regole di questo pazzo di governatore, che peraltro a me sta anche molto simpatico, mi conviene andare in un posto dove non ho regole assurde come quelle che mettono in campagna. Purtroppo lo dico anche per la Sardegna, è altro posto che io adoro. Detto questo, uno dice: rimani a Milano e non rompere le palle. E sarà fatto così. Due informazioni di contesto. Il Vaticano svolta nelle finanze della Repubblica, un pezzo che non vi consiglio, non perché non abbia un suo valore per gli appassionati della materia, ne parla anche Giuliano Ferrara, che dice il Papa non è Robespierre. E poi La Maglia, in un pezzo molto più interessante, salta l'incontro tra il Vaticano e Pompeo, che mi sembra molto più interessante dell'ennesima riforma che dovrebbero fare nel Vaticano per i soldi che vengono dalle nostre elemosine, dai nostri 5 per 1000 in giro per il mondo e che vengono spesi non bene. Però, come mi ha detto qualcuno, oggi non l'ho letto sui giornali, ma sarebbe il titolo perfetto, abbiamo lo stesso procuratore in Vaticano, quello che dice mafia capitale e poi si è risolta come una banda di cooperatori che avevano truffato le casse comunali, e qui vogliono fare nel Vaticano la stessa cosa. Mafia Vaticano come mafia capitale. Andremo a finire là, garantito. E Repubblica ci piace, gli piace da morire sta roba qua. Il Papa continua nella sua strada, facciamolo continuare, sono affari suoi. Il mio interesse rispetto a questa cosa del Vaticano è pari a quello del titolo, con tutto il rispetto nei confronti del mio amico Sallusti, del giornale, in cui il titolo giornale è: al centro-destra serve un leader pacificatore. Intervista alla Ghisleri, sondaggista, che se fosse una grande politica probabilmente potrebbe farlo, perché, e spiega qual è il sentimento degli italiani. Gli italiani stufi dei toni aggressivi. Ecco, io inviterei a pensare a un politico che voglia a pensare al centrodestra, di pensare ai toni aggressivi che la Ghisleri tanto disdegna, come ho sentito molti di Forza Italia che dicono bisogna avere un tono moderato perché adesso se la prendono con Salvini e la Meloni. Vorrei invitare questi signori a pensare a quelli che non hanno la cassa integrazione, a quelli che fra un po' non avranno il posto di lavoro perché saranno finiti i licenziamenti e i soldi, a quelli che verranno tassati dalle nuove riforme fiscali di Gualtieri. Ecco, a tutti questi signori gli dico: guardate che il vostro rappresentante di centrodestra avrà dei toni moderati, sarà un contiano, cercherà di capire con onestà intellettuale che se ti dico si aumenta da 60 a 150 mila la cosa è normale perché è il prezzo che devono pagare le multinazionali, farà finta di nulla, spiegherà che Di Maio è normale che sono 10 giorni che non si occupa di 8 pescatori italiani sequestrati in Libia. Ecco, con questi toni moderati sono certo che il centrodestra riuscirà a vincere le prossime elezioni. Il punto che secondo me non capiscono molto bene quelli del centrodestra, che il problema non è una questione di toni ma di dire qualche cosa, cioè vogliamo sentire qualche cosa che non sia la solita roba che riusciamo a sentire da tutti gli altri politici o no. Comunque al centrodestra serve un leader, te direi pacificatore, leader, basterebbe quello, pacificatore poi lo troviamo, ma servirebbe un leader che non mi sembra che in questo momento ci sia. Come ha detto recentemente Toti, il vero tema è di aggregarlo, in un'intervista che ho fatto e fa discutere, Toti ce l'avremo questa sera, a Quarta Repubblica, presidente della Liguria. Vi do un saluto, un abbraccio. Questa sera tutti collegati a Quarta Repubblica. Il mio regalo di compleanno è fare una puntata in cui io condivido praticamente tutto quello che dirò. Non è una vera e propria zuppa, ma vedrete che sarà interessante. Ciao.